della privacy significa tanta roba, perché è un anno un po' di sacrifici per tanti motivi, è un coronamento appunto di sacrifici di tutta la squadra, del responsabile Luca Viegili e anche del Patrick Salton, ci hanno messo tempo e tolto qualcosa, diciamo, alle famiglie per stare dietro la squadra, e i sacrifici giustamente che tutti quanti abbiamo fatto durante l'anno. Questo è un coronamento che veramente si ripaga di tutto ciò. Che siamo sempre stati primi e abbiamo giocato benissimo secondo il mio punto di vista. La finale è stata molto combattuta, avversari di alto valore, ma si sapeva perché hanno vinto i campionati scorsi, e finalmente oggi siamo stati più forti noi, direi. I campioni veterani siamo noi, siamo noi! Siamo noi, campioni siamo noi! Questa qua è una squadra che viene da una fusione del Bar La Sosta e del Tomo Veterani. È un giusto premio, diciamo, dopo 3 anni che siamo assieme, e finalmente quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo, diciamo, di vincere. In questo campionato abbiamo avuto 11 squadre iscritte, le prime 4 si sono giocate le finali per il titolo, le altre si sono suddivise in coppa, e da quest'anno abbiamo una novità, che la vincente della Coppa Disciplina e la vincente del campionato si sfideranno a settembre contro Padova per il titolo regionale. In questo modo abbiamo per la prima volta a livello regionale la possibilità di confrontarci con altre realtà e, perché no, creare anche nuove amicizie. Per noi Gruppo Sportivo Giardini arrivare a un traguardo di 40 anni ed essere ancora qua presenti nei campi di calcio vuol dire tante cose. In totale anche quest'anno abbiamo una lista di, se non erro, tra i 75 e 80 tesserati, divisi equamente nelle due formazioni. Posso dire che in tanti anni, se devo fare la somma delle persone tesserate, io dico che arriviamo a 400-500 persone, quindi nel totale, perché in 40 anni c'è chi va, c'è chi viene, le porte sono sempre aperte.